Un'ombra si allunga sulla politica italiana. Le parole si scontrano, le accuse volano. Un dibattito infuocato, carico di accuse e controaccuse. I media tradizionali sembrano essere diventati strumenti di manipolazione, o almeno questo è ciò che si percepisce. Vuoi saperne di più? Iscriviti al canale e metti like per non perdere un solo dettaglio. A Pontida, in un'atmosfera tesa, le parole si scontrano. Un giornalista, noto per la sua intransigenza, lancia una domanda tagliente, una provocazione che sembra essere tesa a destabilizzare un avversario politico. Le reazioni sono immediate, le parole rimbombano, ma qualcosa non torna. La sensazione è che la verità sia nascosta dietro una cortina di fumo mediatico. A Pontida, dopo la filippica domanda del giornalista di Fanpage Saverio Tommasi, io ho risposto così. Per sentirmi imbarazzato di essere italiano, altrimenti, perché un certo Christian Raimo ha detto che lui insegna ai propri studenti a picchiare i fascisti. Quindi, una cosa del genere, non imbarazzandomi, sto parlando io, lei che fa, mi interrompe. Saverio Tommasi non solo ha asserito che non fosse vero quello che io ho detto circa Christian Raimo, ma ha scritto un articolo sulla testata Fanpage, nota per la sua moderazione, quale asserisce che io abbia detto delle falsità. E allora, ascoltiamo che cosa ha detto veramente Christian Raimo. Un antifascista, una collega che insegna, che a un certo punto è andata in Europa, cioè a casa nostra, a picchiare dei neonazisti. Allora, cosa bisogna fare con dei neonazisti? Per me bisogna picchiarli. Adesso dai. No, io penso che... Aspetti un attimo. Insegno a scuola, come dire... Non a picchiare i fascisti. Nel senso, a picchiare i neonazisti penso che sia... Ma no! Nessuno era mai arrivato a dire in diretta televisiva io insegno ai miei studenti a picchiare i neonazisti. Allora, Saverio Tommasi, esca dal torpore e soprattutto esca dal suo mondo in cui la percezione prevale sulla realtà. A proposito, come si percepisce? Il giornalista Tommasi, la cui autorevolezza è in gioco, è stato colto in flagrante in una serie di falsità. Le prove si stanno accumulando e rivelano un preoccupante pattern di manipolazione. Le parole di Raimo, seppur in modo provocatorio, sembrano riflettere un pericoloso pensiero della sinistra attuale. Ciò che ha detto Raimo, a detta di Vannacci, è un esempio inconfutabile del tipo di pensiero pericoloso in atto. Resta con noi, continua a guardare, scopri la verità. Metti un like, iscriviti al canale e condividi questo video. Solo così possiamo demistificare i giochi di potere e scoprire chi ha ragione. Il futuro della politica è in gioco. Che cosa ne pensi di questa situazione? Condividi la tua opinione nei commenti. Il dibattito è aperto, la verità deve emergere. La politica è in pericolo. Cosa fare?